Pronto? Dove cazzo eravate ieri? Siamo usciti per andare a cena, Harry. Siamo stati fuori solo mezz'ora. Ah, sì? E che hai preso? A cena? Sì. Una pizza da Pizza Hut. Era buona? Sì, abbastanza. Insomma, era Pizza Hut. È come da noi. La globalizzazione, che vuoi farci? E Ray è lì con te? È in bagno. Ti può sentire? No. Che sta facendo? Che vuoi dire? Sta facendo pipì o cacca? Non lo so, Harry, la porta è chiusa. Trova una scusa e mandalo fuori per mezz'ora, ma senza insospettirlo. Ray, perché non vai al pub per una mezz'ora? Sì, lo so, avevo detto che non potevi. Ma un po' di svago ci vuole, no? No, non so se c'è un bowling qua attorno. Chiedi in giro. Bravo, ciao. Ecco, è uscito. Che gli hai detto? Di andare a bere qualcosa anziché stare rintanato qui. E lui che ha detto? Ha detto va bene e che andava a cercare un bowling qui in zona. Sì, Quindi ha fatto solo pipì? direi di sì, almeno E credo. non gli è dispiaciuto? No, non vedeva l'ora. Se n'è andato, sicuro? Sì, ha sbattuto la porta. Ma questo non vuol dire. Apri la porta e controlla. Harry, ho controllato, non c'è. Lo sai che non ci sono bowling a Bruges? Lo so, Harry, ma il ragazzo voleva provarci comunque. Che cazzo si aspetta di trovare? Un bowling Ma medievale? no, era contento di prendere una boccata d'aria. Ma si sta divertendo ad andare in giro per i canali? A me piaceva tantissimo tutti quei canali, le case antiche, le stradine. Quando sei stato qui? A 7 anni. L'ultima vera vacanza che ho fatto, cazzo. Avete girato per i canali in barca? E Sì. avete visto tutte quelle stradine acciottolate? Sì. Quel posto sembra uscito da una fiaba, vero? Sì. Tutte quelle chiese, Sì. gotiche. Sono gotiche, Sì. giusto? Ecco, Insomma, se la sta spassando, eh? a me questa città piace molto, ma non sono sicuro che sia di suo gusto. Cioè? Ecco, per lui forse non è l'ideale. Come non è l'ideale? Che significa per lui forse non è l'ideale? Che cazzo dovrebbe significare? Niente, Harry. Sembra uscita da una cazzo di fiaba, no? Come fa una città che sembra uscita da una cazzo di fiaba a non essere l'ideale per qualcuno? Come fanno tutti quei canali, ponti, stradine acciottolate, le chiese, tutta quella cazzo di atmosfera fiabesca a non essere l'ideale per qualcuno, eh? No, ma io volevo I semplicemente cigni ci dire sono che. ancora? Sì, ci Come sono cazzo ancora. fanno i cigni a non essere il cazzo di ideale di qualcuno, eh? Me lo spieghi? Quello che volevo dire è che quando siamo arrivati qui lui non era molto convinto. Sai, per via di quella superstrada davanti alla stazione. Forse non c'era quando ci sei venuto tu, Harry. Poi, però, quando siamo arrivati al centro storico vero e proprio, ha visto i canali e i ponti e anche i cigni e tutto il resto, allora gli è piaciuta da morire. Non voleva più andarsene dalla parte medievale della città. È stato solo all'inizio. Sai, la superstrada l'aveva un po' deluso. Non ricordo nessuna superstrada, deve essere recente. Non è che l'ha deturpata? No, solo che è la cosa che vedi per prima. E lo sai? Mentre camminavamo per strada, c'era una sorta di nebbia ghiacciata che avvolgeva tutto quanto. E sembrava quasi di essere dentro una fiaba. E sai cosa mi ha detto lui? Che ti ha detto? Mi fa, Ken, so di essere sveglio, ma è come fossi in un sogno, capisci? Davvero? Ha detto così? E Sì. intendeva un bel sogno? Sì, certo, un sogno bellissimo. Ah, bene. Sono contento che gli sia piaciuta. Almeno abbiamo fatto qualcosa per lui, qualcosa di bello. Perché non era un cattivo ragazzo, vero? Non era un cattivo ragazzo, vero? Senti, segnati questo indirizzo. Ramstrat 17, scritto Ram, ma con due A. Ramstrat 17. L'hai scritto? Sì, Ramstrat 17. Bene, domattina alle 9 un uomo ti aspetterà lì, si chiama Yuri. Ti Yuri. darà una pistola. Chiamami al telefono pubblico di Jimmy Driscoll tra le 3 e le 4, quando hai fatto. Quando ha fatto cosa? Che fai, il cretino? No. Senti, mi piaceva Ray, era un tipo a posto, ma a conti fatti ha sparato in testa a un bambino, cazzo. E sei tu che me l'hai portato.
E se non tocca a lui pagarne le conseguenze, a chi tocca? Ken, se non tocca a lui pagarne le conseguenze, allora a chi tocca? Tocca a me, non ci vuole tanto a capirlo. Ehi, non alzare la cresta, Ken. Ascolta, mi basta sapere di aver fatto qualcosa per lui prima di mandarlo al creatore. Che cosa hai fatto per lui? Insomma, gli ho fatto vedere Bruce. Anche a me piacerebbe rivederla prima di morire. E com'è che ha detto? Ripetimelo, mi sembra un sogno. Sono sveglio, ma è come fossi in un sogno. Ah, sì. Fammi uno squillo quando è morto.